Sin dal suo debutto su Xbox One nell'ormai lontanissimo 22 novembre del 2013, ho sempre pensato che Rise of Rome fosse un gioco fin troppo criticato per quelle che erano le sue effettive caratteristiche. Un gioco che ha subito l'accanimento quasi insensato e inspiegabile di tante tante persone, compresa la stampa, senza che avesse veramente dei limiti tali da giustificare una tale cattiveria. Rise of Rome è stato bollato sin dal giorno del suo debutto, come un prodotto inadeguato, insufficiente, che si fondava esclusivamente su un comparto tecnico all'avanguardia, quasi come se fosse una inutile tech demo volta a dimostrare le capacità di una console che al lancio aveva bisogno di sfoggiare una qualità e una potenza tecnica superiore rispetto a quella delle precedenti console. Eppure, nonostante siano passati anni, continuo a pensare che Rise of Rome sia in realtà un buon prodotto. Un buon prodotto perché aveva dalla sua una buona storia, quella incentrata su Marius Titus e la guerra fra Romani e Barbari, perché in fin dei conti aveva un sistema di combattimento buono, appagante, violento, brutale, spettacolare, che pur ruotando intorno a poche azioni, pochi tasti e ripetendosi lungo tutto il corso dell'avventura, ti garantiva comunque parecchie soddisfazioni, vuoi anche sotto il profilo estetico, visivo. Eppure Rise of Rome è sempre stato bollato come un fallimento, come qualcosa di trascurabile, come un gioco che non meritava la minima attenzione. Eppure adesso che il gioco è stato proposto attraverso i Games with Gold, tutti in qualche modo lo stanno riscoprendo, e non perché a caval donato non si guardi in bocca, ma perché in realtà Rise of Rome è un gioco che, lontano dai preconcetti e dall'essere prevenuti di molte persone, può regalare effettivamente più di qualche soddisfazione. Sì, è vero, è un gioco ripetitivo, è un gioco che non ha grandi cambi di ritmo lungo tutto il suo corso, ma è un gioco che fa ciò che si propone di fare in maniera veramente convincente. Rise of Rome è un action in terza persona che ha come unico reale obiettivo quello di stupirti, quello di affascinarti, quello di coinvolgerti lungo una storia che, rifacendosi a eventi storici realmente accaduti, ti proietta in un contesto storico, seppur surreale, veramente d'impatto visivo, veramente d'impatto narrativo, veramente d'impatto bellico, perché i combattimenti, per quanto legati a quick time events ossessivi, sono comunque affascinanti, appaganti e gratificanti lungo tutto il corso dell'avventura. E poi ovviamente c'è questo comparto tecnico di altissimo livello che ancora oggi si dimostra superiore rispetto a giochi magari più contemporanei, ma che, se ci pensiamo bene, grazie al CryEngine fu in grado di stupirci già 4 anni fa. Ne è passato di tempo dal lancio di Rise, eppure quel prodotto resta, tanto su PC quanto su Xbox One, uno dei migliori esempi di gaming contemporaneo in termini di pura potenza tecnica, di puro impatto visivo. E tutto questo unito appunto a una progressione, sì, ripetitiva, ma mai banale, mai noiosa realmente, non lo rende di certo un grande fallimento, ma se vogliamo una grande cantonata dell'opinione pubblica che l'ha definito e l'ha bollato come un fallimento senza che ce ne fosse reale motivo. E se ci pensiamo, è un peccato che il fallimento, il conseguente fallimento di Crytek, una delle migliori compagnie di questo settore, sia nato e sia derivato proprio dal modo errato in cui il gioco è stato valutato, perché se ci pensiamo un attimo, tutto il crollo di Crytek è partito proprio da lì. Per cui io faccio questo video, diciamo, sia per rivalutare un po' quello che è stato il passato, sia per ristabilire magari il buon nome di un prodotto che tanti hanno trascurato, hanno evitato, hanno ignorato fidandosi di qualcun altro, quanto piuttosto per ricordare a tutti quanti che forse sarebbe meglio ragionare con la propria testa, valutare le cose con i propri occhi, piuttosto che basarsi su ciò che ci viene detto e su ciò che diamo per buono, semplicemente perché a dircelo è qualcuno che teoricamente ne sa più di noi.